Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi voglio farvi vedere come utilizzare questa busta, classica busta del pane, che ho utilizzato già per fare un album, ma mi sono un po' innamorata io di queste buste perché mi piace un po' come vengono l'effetto un po' vintage dei lavori, il fatto che si possano fare delle cose da mettere nei junk journal che mi piacciono da matti. Infatti farò qualche video, inizierò a fare qualche video relativo ai junk perché sono, devo dire, una cosa che a me piace tanto, mi piace proprio l'effetto un po' vintage. E quindi volevo farvi vedere come utilizzare una semplice busta per fare una cartellina che secondo me viene veramente carina, che potete utilizzare per mettere dei tag, delle foto. È una cosa simpatica ed è anche una cosa semplice. Quindi, innanzitutto, allora, facciamo una cosa. Vi dico, queste sono le buste che ho utilizzato per fare l'album con le mie carte degli uccellini. E quindi sono uguali a quelle. Comunque, nello specifico sono delle buste da 14 centimetri per quasi 24, 23, 8, comunque 24, 14 per 24. E chiaramente non è indispensabile la misura perché utilizzando solo un foglio, anche doveste avere una busta fatta in questo modo con delle dimensioni diverse, va benissimo. Dunque, come funziona? Allora, innanzitutto, dal momento che nella parte alta c'è questa parte seghettata, la vado con la mia taglierina a togliere subito perché non voglio dimenticarla. Quindi tolgo giusto questo mezzo centimetro, così, ecco, giusto per avere la parte sopra tagliata di netto, che mi piace di più. Dopodiché, cosa faccio? Vado ad aprire la mia busta. La busta, vedete, è fatta in questo modo. Io devo aprirla, quindi con delle forbici vado semplicemente a tagliare dove? Al centro, qui dove c'è la piega all'interno della mia busta. Quindi vado a tagliare. Cercate di essere precisi, anche se poi potete comunque aggiustare poi dopo con una taglierina, adesso poi vi faccio vedere. Vado a tagliare al centro fino qua e poi vedete che c'è la parte sotto che piega, no? Del piego del fondo della busta. Quindi vado a tagliare così in obliquo, esattamente come mi richiede già il piego della busta, quindi non vi dovete inventare nulla. Vedete? Abbiamo aperto. Ma abbiamo ancora la chiusura del fondo che non mi permette di aprire a metà la mia busta. Quindi sempre con la forbice, scusate, vado, ma proprio giusto a togliere così, vedete, un filino per permettere l'apertura, niente di più. Quindi in questo modo io posso aprire la mia busta. Posso aprire la mia busta. Da questa parte ho già un piego che lascerò. Cosa vado a fare solo? Vado a ricreare questa ad occhio, questa l'angolazione che ho da un lato, che da questa parte non ho, perché chiaramente questo era la parte superiore della busta. Quindi cosa vado a fare? Con la forbice vado a fare anche dall'altro lato questo lavoro qui, in modo da avere più o meno una simmetria. Dopodiché, come vi avevo detto, vedete che non sono andata dritta nel taglio, anzi ho fatto, diciamo, abbastanza una schifezza, potevo fare di molto meglio, ma sono stata così un po' veloce, approssimativa, quindi cosa vado a fare? Con la taglierina o semplicemente con un righello e con un cutter, come volete, vado ad uniformare così il taglio in modo da avere una parte dritta. E quindi questa sarà la mia cartellina.
Fatta in questo modo, qui abbiamo già una tasca che vedete già mezza creata, poi vi faccio vedere come farla e andiamo semplicemente a decorarla. Vi faccio vedere come. Per ricoprire la mia busta del pane ho deciso di utilizzare degli avanzi dell'album Voyage Fantastique di Stamperia, quindi un album che avevo usato per altri lavori, e sapete che a me piace sempre recuperare un po' tutti i pezzi così per non avere sprechi. Quindi utilizzerò delle parti di quell'album che ho già ritagliato, adesso vi faccio vedere come ho deciso di utilizzarle. E poi utilizzerò invece, cosa che mi piace anche fare, delle mie carte. Utilizzerò dei fogli dei fiori con le tonalità di rosso che trovate sul mio canale di Etsy, poi vi lascio il link nella descrizione, ed anche voglio farvi vedere come ho utilizzato le buste che trovate anche nel mio canale. Adesso le ho già ritagliate, le trovate in questo, sono praticamente stampate in questo modo qui. Io le ho ritagliate e vi farò vedere che, anche se in questo caso non sono proprio ideali come disegno perché c'entrano poco col tutto, vi farò vedere come le utilizzo. Quindi utilizzerò questo materiale per decorare tutta la mia cartellina. Allora, partiamo dalle... Allora, la busta ve la faccio vedere dopo. Partiamo dalle cose più semplici, cioè vado ad incollare le parti che ho già ritagliato della mia carta stamperia. E cosa ho fatto? L'ho già fatto per non farvi perdere tempo. Ho utilizzato il Distress, in questo caso il Black Suit, che è nero praticamente, per creare questo effetto tutto intorno alle mie carte, cosa che adesso però devo andare a fare innanzitutto, anche perché lo voglio fare sul bordo della mia busta. Questo non ho potuto farlo prima perché dovevo farvi vedere come tagliarla, però è un'operazione che si fa abbastanza in fretta, quindi lo facciamo adesso insieme. Perché io di solito sapete che uso il vintage photo sempre, praticamente nel 70% dei casi, come tipo di inchiostro per fare questo lavoro. Però in questo caso, visto le carte, visto le tonalità, ho voluto cambiare il colore e utilizzare questa che è nera, giusto per cambiare un po'. Allora, facciamo anche qui, perché questa parte qui poi, anche se la ricopro, in parte si vedrà, e anche sul bordo qui della mia chiusura. In realtà non sarà una vera e propria chiusura, perché non ho intenzione di chiudere sul davanti, forse non ve l'ho fatto vedere, ve lo faccio vedere adesso. Arriverà comunque all'interno. Ecco, possiamo anche fare così, piego, vedete, e vado a mettere il distress così anche nell'interno, perché a me piace proprio che poi nelle pieghe, così vedete, in questo modo si veda l'effetto. Quindi lo facciamo anche al centro, così quando vado ad incollare la carta si vedrà sempre, ecco. E ancora un pelino qui, giusto perché è rimasto un po' poco. Direi che così può andare bene. La tasca l'ho fatta. Ok, ora vado ad incollare le carte, che vediamo se mi ricordo come avevo pensato di... No, questa non va qui perché è troppo grande. Allora, vediamo un po'. Vado a mettere questa e questa in questo modo qui. Perfetto. Adesso vi faccio vedere come ho deciso di incollarle, e poi dopo magari vi mando un pochino più veloce il video, perché questa parte qui non è il caso di tenervela lenta, visto che devo solo incollare della carta. Vi dicevo, in questo caso la mia cartellina rimarrà così, non,
così, esatto, con la mia tasca, la chiusura sarà questa e non in questo modo. Come potrebbe anche essere, perché potrebbe, però non mi piace perché mi va a interrompere la parte del frontale, visto che non ho intenzione di mettere calamite, piuttosto che voglio fare una cosa molto semplice, preferisco chiuderla semplicemente in questo modo. Quindi quelle due sull'esterno, questa la incollerò così, perché poi voglio fargli un lavoro sul frontale, semplicemente anche questa. Perché qua voglio mettere tre buste, poi vi farò vedere dopo, e poi ho ritagliato anche, ecco, dei particolari che andrò ad incollare in questo modo. Quindi così, e quindi sul retro invece ho deciso di incollare questo e di mettere una tasca. Però la tasca magari la mettiamo qua insieme, perché magari la voglio fustellare. Incollo questo che vedete non arriva fino al fondo, ma non importa. Perché tanto poi con la tasca vado a coprire e anche se non era sufficiente utilizzo lo stesso la mia carta, che non vanno mai mai sprecate, in qualche modo si aggiusta sempre. Quindi detto questo vado ad incollare tutti questi particolari, che sono delle cose, insomma, una cosa molto semplice. Quindi in questo modo ho ricoperto a grandi linee tutta la mia struttura. Allora, mi rimane ancora, dicevo, da vedete, ho fatto una tasca, quindi ho tagliato un rettangolo e ho fatto 1 cm di piego nei tre lati per dargli un pochino più di morbidezza, altrimenti le tasche incollate solo sul bordo andiamo a togliere ancora spazio all'interno. Invece in questo modo rimangono più comode. Però per abbellirla ancora un po', farei che fustellarla un attimo, perché non mi sono preparata. La fustella, come al solito, eccola qui. Quindi vado a fustellare questa, così rimane più carina. Con la mia fustella, tanto vedete, io uso sempre le stesse, poi basta averne, come vi dico sempre, basta averne poi solo una, non so se vi piace due, giusto per cambiare, perché altrimenti non, tanto alla fine non è necessario, quello che dico sempre, non è necessario pensare di avere sempre tutto il materiale, o quindi oppure dire no, non provo a farlo perché mi manca il materiale, no. Cercate sempre di utilizzare quello che avete. Per esempio, io adesso sto utilizzando la fustella perché ce l'ho per comodità, però nulla vi vieta di prendere una matita, di fare un ghirigoro. Non vedo nulla, mamma mia, oh, non ci vedo più. Questa è proprio una cosa bruttissima, lo dico sempre, ma. Ah no, però aspettate, vabbè, c'era c'era un pezzettino di carta che mi andava a ostruire il foro che devo centrare sulla fustella e quindi non vedevo. Quindi vabbè che ci vedo poco, però insomma mi stavo preoccupando, ma in questo caso era un po' giustificata. Ecco, vedete, in questo caso rimane un pochino più carina. Vado a tagliare gli spigoli qui perché altrimenti poi si vedono e non rimangono bene. Poi col mio nero vado a colorare la parte superiore, così si vede di più. Se passate il distress sui contorni, una volta che voi li appoggiate le carte, sovrapponete le carte, e rimangono molto più in evidenza, altrimenti si andrebbero un po' a perdere con. Ed andiamo ad incollare la taschina. Come avete visto, ho utilizzato della semplice colla per carta per fare tutta l'operazione, perché va benissimo, incolla benissimo, quindi non è il caso di utilizzare delle colle particolari. Va benissimo questa, veloce e incolla bene, tanto la carta su carta non c'è problema, così. Quindi vado ad incollare la mia taschina in questo modo. Ecco fatto. Così, avendo fatto le alette laterali, come vi dicevo, vedete, rimane un po' più comoda. Poi
Vedete che rimane proprio più comodo anche l'inserimento di eventuali cartellini, foto o quello che volete. Quindi adesso aspettiamo che si asciuga e boh. Allora, partiamo con la decorazione dell'interno. Allora, in questo caso voglio farvi vedere, voglio creare, allora, una tasca con questo foglio che era già disegnato così dell'album, è una delle cartelline già pronte dell'album Voyage Fantastique di Stamperia. Però io la voglio decorare con un mio foglio, quindi di fiori nel kit fiori rossi. Però in questo caso qua potrei utilizzare per esempio le farfalle che non mi dispiacciono e nello specifico potrei utilizzare queste tre. Allora, così vi faccio anche un po' vedere come utilizzo la mia carta. Vabbè, per tagliare qui nel laterale, come vi ho già detto, utilizzate un sistema di questo tipo che fate più in fretta e anche se rimane un po' così sbucciato non è male, perché tanto io poi generalmente queste sono cose che vado a strappare. Allora, la strappo un po' più grande e poi dopo mi regolo su cosa fare. Quindi pensavo di prendere le tre farfalle perché penso che come altezza siano sufficienti, infatti. Quindi facciamo così, tagliamo qua sotto ancora, sì, e poi andiamo anche ancora a togliere un po' di così, giusto per una decorazione che è perfetto. Quindi vado a sporcare con il mio distress nero, così. Ok. E vado ad incollare con la mia solita colla. Quindi questo qui lo tengo perché voglio ritagliare delle farfalle, così non spreco il foglio e quindi lo cerco di utilizzare il più possibile. Quindi vado ad incollare questa parte qui, così, in questo modo qua. Lo metto sul bordo, che c'era anche la parte nera che sta bene, via. Ecco. Dopodiché voglio fare ancora una cosa. Voglio sì creare una tasca qua con la mia tag, però nello stesso tempo voglio anche creare una tasca all'interno con un po' di pizzo. Potrebbe essere questo. Allora vado a tagliare. Ok, quindi tagliamo qui così. Ok, e andiamo ad incollare. Però a questo punto cosa faccio? Vado ad incollare prima la tasca sulla mia pagina e dopo vado ad incollare questo, così non devo poi più pacioccarlo perché ci metterà un po' ad asciugare. Allora, in questo caso vado ad utilizzare questa colla, che così mi viene facile fare anche il bordino, così. Chiaramente la tasca, vedete, non avendo qua i pieghi, la tasca rimarrà leggermente più stretta, però è comunque sufficiente per mettere una piccola tag, una piccola decorazione che poi andrò a fare. Adesso vediamo poi come farla. Quindi la centriamo, direi che così è centrata. Fate ad occhio, la mettete dove preferite e schiacciamo i bordi in modo che si incolli così. Dopodiché vado ad attaccare il mio pizzettino in modo da creare un'ulteriore tasca. Allora, non ho ancora preparato delle tag che voglio poi inserire dentro, le preparerò, però l'idea è poi questa, di poter inserire all'interno una piccola tag che poi andrò a fare. Allora, quindi anche per incollare questo posso
utilizzare o questa, ma anche no, preferisco utilizzare questa perché incolla meglio. E quindi vado a mettere un filino di colla qui sui bordi, in questo modo. Ok, questa qua lascia un po' di fili, ma colla molto bene. E vado ad attaccarla qui al centro, in questo modo qua, così. Ok, la lascio morbida così si può poi inserire un qualcosa, il pizzo si solleva leggermente e non fa attrito. A questo punto lascio il tutto così. Così nel frattempo si asciuga bene. Io nel frattempo vi faccio vedere come invece utilizzo le buste. Allora, come vi dicevo, questa è la busta che appunto trovate sul mio negozio online in vari formati. Questa è quella più grande, poi ce ne sono di più piccole, ce ne sono con un'altra forma e anche con i bigliettini da mettere dentro. Comunque io ho utilizzato questa. Però vedete che non, questa decorazione, questo fiore, cioè non, così non va bene perché non mi piace con le farfalle. Poi comunque no, è una cosa che non. Per cui cosa vado a fare? Vado a ricoprire la mia parte superiore della busta, quindi la chiusura della busta, con una carta che mi sembra più coerente con tutto il resto. Quindi, innanzitutto vado a sporcare anche la mia tasca come ho sporcato tutto il resto, però in questo caso non utilizzo il distress nero, ma utilizzo il mio famosissimo vintage photo perché con il discorso busta mi piace di più. Quindi vado a passare velocemente il distress su tutta la busta. Quindi velocemente vado a passare il mio distress dappertutto. Non l'ho fatto perché vi voglio far vedere una cosa. Allora, io adesso faccio i bordi, sia esterni, così di tutta la busta, che come faccio sempre anche i pieghi, perché mi piace che si vedano tutte le piegature anche più scure, in questo modo, così. Ok, perché non l'ho fatto prima? Perché vi voglio far vedere. Allora, l'interno, queste sono buste che io ho stampato su un foglio bianco, le ho solo stampate su un foglio da 120 grammi in modo da dargli un po' più di corpo, perché la carta, quella classica per le fotocopie da 80 grammi, è troppo sottile. Invece, se voi stampate su carta da 120 o anche 200 grammi, viene tutto più corposo e rimane tutto più bello. Potete utilizzare anche la carta, quella tipo questa, che è una carta, diciamo, per una risoluzione migliore, perché così i colori vengono più luminosi. Ma la carta che utilizzate per stampare la potete scegliere, ce n'è veramente un'infinità. Però, come vi dicevo, vedete che è bianco all'interno. In questo caso stona un po' con il tutto. Quindi le soluzioni sono due: una è quella di stampare la busta su un foglio e dall'altra parte del foglio stampare qualcos'altro in modo da avere una stampa fronte retro. Io infatti devo aver messo dentro, insieme alle buste, probabilmente potrei aver messo anche il foglio di pergamena, giusto per fare una stampa fronte retro per chi non volesse vedere l'interno bianco. Ma semplicemente io faccio in questo modo. Adesso prendo un pezzo di carta così nella parte che si andrà a vedere poi cosa faccio con il mio distress. Lo vado a sporcare. Potete sporcarlo come volete, nel senso più o meno a seconda del vostro, di quanto vi piace, no? Però alla fin fine l'effetto è semplice, è questo. Quando la busta è chiusa, vedete? E quindi rimane tutto più coerente, senza bisogno di dover stampare fronte retro, a meno che non avete una necessità particolare. Quindi, fatto questo, vado. Io ho ritagliato la mia busta e adesso devo semplicemente andare ad incollare
la parte posteriore. Quindi per quello ho utilizzato le mie buste, perché invece di stare a fare un'altra busta, le ho già fatte, ci vuole veramente un attimo tra ritagliare e andare ad incollare, e quindi è inutile fare altre buste, perché ho potuto utilizzare anche questa. Vi ho fatto vedere che anche se non era l'ideale per questo lavoro fatto così, ma ci vuole un attimo a modificarle. Adesso vi faccio vedere come rimane carina con la parte superiore aggiunta di carta. Quindi, mentre qua si asciuga, cosa vado a fare? Vado a creare il... Allora, la parte dietro la incollerò, non mi interessa perché la vado ad incollare sulla mia pagina, per cui questa parte non mi interessa. Invece questa verrà coperta dalla carta che vado ad incollare. Allora, vi faccio vedere come fare per fare questa operazione, che è semplicissima. Allora, io vado a prendere tipo questa carta qui, così. C'era un po' di sporco, lo tolgo. Allora, vado, la inserisco qua sotto e con una penna semplicemente vado a segnare il contorno della mia busta, così. In questo modo, con una penna che si veda bene, perché non c'è motivo di... Così. Non importa se si vede il segno, perché io come funziona? Adesso che vado a tagliare, devo tagliare ma lasciare un paio di millimetri, tagliare un paio di millimetri all'interno del segno che ho fatto con la penna. Spero che si veda bene. Così. Vedete che, vediamo se mette a fuoco. Io mi tengo, ma d'occhio, una cosa molto veloce, non è che dovete star lì a un paio di millimetri. Se poi sono anche tre, non c'è problema. Quindi, in questo modo, io cosa vado a fare? Quando incollerò la mia parte, rimane anche già leggermente, ed è anche più bella, perché lasciamo sempre qualche decimo, no? Quando andiamo ad attaccare la carta sui supporti. Quindi rimane leggermente più piccola, e quindi guardate che bella. Quindi busta già fatta, un attimo ritagliata e incollata, e ha cambiato completamente aspetto da come era prima. Ora vado a passare il distress anche sul mio triangolino. Se trovo il... Ah, eccolo qua, non lo trovavo. Il mio tamponcino. Così. Ok. E adesso vado ad incollare sempre con la mia colla, questa. E un attimo. Ok, mettetela bene sul bordo e quindi così andiamo a centrare. Prendiamo magari di riferimento la punta in questo modo qui. E andiamo a schiacciare bene col mio solito attrezzino indispensabile. Come questa, io ne ho già preparate altre due, però ci tenevo a farvi vedere come prepararle. Vedete, ho anche qui sporcato l'interno. Ne ho fatte tre perché? Perché voglio andarle ad incollare in questo modo. Allora, voglio incollarle una davanti all'altra, questa qui che magari come il fondo la metto al centro, così. In questo modo qui, ecco, in modo che ogni busta faccia da blocco di apertura per le altre. In questo modo qua, vedete, così rimane più... Adesso queste si stanno ancora asciugando bene. Ok, quindi vado a pizzicare leggermente la punta in modo che rimanga ferma, in questo modo. Quindi decido da dove partire. Quindi lascerei più o meno questa distanza qui e vado ad incollare le buste. Però come le incollo? Anche queste non metto la colla dietro tutta la busta, ma vado a mettere la colla solo sul bordo esterno, in modo da creare anche qui un'ulteriore tasca. Quindi utilizzo la mia colla, metto la colla solo sul bordo, in questo modo qui.
così vado ad incollare. Lascerei appunto un po' di spazio perché nel momento in cui inseriamo una tag ci vuole un minimo di spazio perché fuoriesca, quindi lascerei questa distanza qua. La centrate ad occhio, come sto facendo io, così, e schiacciamo bene in modo che si incollino bene i bordini. Dopodiché facciamo la stessa cosa per le altre buste. Sempre così, tenendo sempre aperta la parte centrale, e questa andiamo leggermente così a sovrapporla, appena appena, in questo modo qui. Così. E ora lo facciamo con l'ultima. E adesso vediamo di bloccare invece questa apertura in un altro modo, visto che qui questa adesso è la prima busta. Quindi teniamo intanto più o meno la stessa, così vedete ad occhio, in modo che rimanga coerente come distanza, in modo che tutte e tre le buste siano uguali. Così. E per tenere chiusa questa busta utilizziamo un'altra. Non volevo mettere di nuovo una carta così perché non lo so neanch'io. Vediamo un po'. No, quasi quasi potrei forse mettere, sì, mi piace di più per coerenza mettere questo. Allora ritaglio, questo è uno dei fogli che avevo tagliato prima, quindi strappo un pezzo di libro così, che forse mi piace di più. Adesso vediamo, non lo so, proviamo, sto provando insieme a voi. Lo tagliamo così. No, non mi piace, non mi convince. Vediamo un po'. Questo ho paura che sia troppo molle e quindi mi rimane alzato. No, direi che questa potrebbe essere la soluzione ideale, però non mi piace il colore e quindi anche in questo caso cosa vado a fare? Provo, proviamo se quello che poi viene fuori mi piace. Vado a sporcare con il mio distress. Sì, così potrebbe essere. Sì, ok, così mi piace. E quindi vado ad incollare. Chiaramente lasciamo aperta la parte superiore perché altrimenti non si infila la mia busta, e vado a mettere la colla invece sulla parte posteriore, soprattutto da tenerlo fermo in questo modo qua. Quindi anche qui vado più o meno a tenere la stessa distanza che avevo tenuto così per le altre buste. Dov'è il mio attrezzino per schiacciare? Qui. Allora togliamo la colla in più che esce fuori. Ecco, adesso diamo il tempo per incollarsi bene il tutto. Ok, così. Qui abbiamo la nostra chiusura, qua si sta, ecco, si è incollato il mio pizzo, vedete? Si è incollato e adesso mi dà anche la possibilità di inserire qualcosa e quindi ho una doppia tasca, tasca 1 e tasca 2. Ora potremmo nel frattempo che qui asciuga dedicarci al frontale. Allora, per il frontale io ho ritagliato, contornato e passato col distress un altro mio particolare dei fogli con i fiori rossi, e
E quindi qua potrebbe essere una cosa così, e qua sotto metterei del pizzo. Allora, cerchiamo anche qui del pizzo. Allora, intanto incollo questo, così l'abbiamo attaccato, perché dobbiamo incollare questo e poi devo andare a incollare la tasca. Allora, facciamo subito questa operazione qua. Vado. Ad incollare la mia pagina qui, ricordatevi che abbiamo ancora sempre tutto aperto, ma adesso andiamo a chiudere, quindi io vado a mettere intanto, eccoci, il mio foglio qua, e ora vedete che è ancora aperto. Cosa vado a fare? Vado a mettere della colla solo di nuovo sui bordi, semplicemente sui due bordi, quindi qui. Così, allora su uno e su due, voglio farvi vedere bene qui, ok, andiamo semplicemente a chiudere in questo modo, schiacciamo bene e abbiamo creato l'ennesima tasca, quindi vedete che praticamente questa cartellina è piena, 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 piena di tasche dove vi potete sbizzarrire a inserire quello che volete. Quindi diamo il tempo di asciugare e anche questa tasca è a posto. Ok, controllo solo di non appiccicare qualcosa. È tutto a posto, ok. Ora, dicevo, potrei mettere anche qui un pizzettino per abbellire un po'. Vediamo un attimino, tra i miei vari pizzi, questi qui belli. Non so se mettere qualcosa di sottile così, ma non mi piace. Allora, vediamo un pochino. Allora, intanto, prima di mettere il pizzo, faço una cosa, perché sennò rischio poi di sporcare il pizzo. Allora, vedete che il fondo qui è tanto bianco, quindi io, senza andare a sporcare il mio distress, con il mio distress, sennò rimarrebbe troppo scuro, vado in maniera molto delicata, così, a sporcare tutta la mia pagina. Ok, in questo modo qua. Magari un po' più sui bordi, come questo chiaramente è a gusto. Ecco, in questo modo mi piace di più, rimane più coerente con il resto del colore delle carte. Allora, vediamo un po'. Questa qui già mi piace. Quindi facciamo così. Tagliamo qui. Questi sono i pizzi che mi ha regalato mia mamma, che uso sempre con parsimonia perché mi piacciono troppo e sono un po' così. Io sono sempre un po', non mi piace usare, non so, sono proprio, ma sono carattere, il mio è un difetto probabilmente caratteriale, e quindi io cerco sempre di, anche se magari ho tante cose a disposizione, e quindi infatti io faccio un po', forse faccio, ecco, la tecnica dove io faccio un po' più fatica, adesso vi confido così una cosa mia personale. E la tecnica dove io faccio un po' più fatica è il mix media, perché il mix media con questo fai strati, sovrapponi e quello che c'è sotto non si vede più, si intravede. Quando la faccio veramente mi faccio un po' violenza, perché io a fare questi strati che poi devo coprire, che non si vedono, mi sembra di usare del materiale che poi non si vede e quindi faccio un po' fatica. Infatti mi sto proprio sforzando. E quando faccio questi lavori di mix media, proprio di cercare di farli come bisogna farli, e quindi di mettere tante cose, e devo dire che sono un pochino migliorata, però sinceramente faccio sempre un pochino fatica, mi dà sempre la sensazione di sprecare, ma non so, forse sprecare non è il termine giusto, però mi spiace, faccio uno strato e poi devo coprirlo e dico, ma eppure mi piaceva, e quindi
Mi lascia sempre così un po', non so voi cosa ne pensate, se, perché il mix media è bellissimo. Infatti io quando vedo quei lavori, vedo dei lavori fatti che sono stupendi, ma veramente, cioè stratificati all'infinito, cioè spessissimi, dico che belli. E poi quando mi metto a farli io, quando arrivo a due strati, tre strati, già dico, mamma mia, quello che ho messo sotto non si vede più, e quindi faccio sempre un po' fatica, però ci sto lavorando. Ci sto lavorando. Infatti qualche lavoro carino adesso sono riuscita a farlo, che mi piace un po' di più. Ma sono ancora lontana, da fare tutti questi strati infiniti che vedo in giro per il web. Sì, ancora non sono entrati nella mia testa. Ora cosa vado a fare? Vado a... Ma qua no. Magari qui vado a tagliare un pochino perché deborda un po'. Anzi, vi dirò che no, a proposito di non sprecare un pizzo così bello, non lo taglio, lo lascio così. Dopodiché, magari però qua adesso vediamo di mettere poi qualcosa, qualche abbellimento finale perché ci sta. Dunque, cosa mi rimane da fare ancora di importante? Ah, ecco, la parte posteriore. La parte posteriore, ecco, volevo utilizzare, sì, volevo mettere ancora un attimino questo, perché per dare un po' di colore. Quindi faccio così. Boh, adesso vediamo se mi piace. Proviamo, eh. Vado a... No, direi che tutto è troppo. E farei così. Allora, proviamo. Vado a tirar via la parte superiore, che mi sembra un tantino esagerata tutta. Farei così. Farei giusto un... Sì, mi piace di più. Allora, strappo qua sotto, lo infilo dentro la tasca. Sì, così sì. Passo il mio distress nero. Sì, proprio giusto per dare un po' di colore qui dietro, che è così. Perfetto, e adesso vado ad incollare questa parte qua. Allora, apriamo un po' la tasca così non si vede. Ok, direi che così va bene. A posto. Eccoci qua. Boh, a me piace. Così anche dietro abbiamo messo una nota di colore. E adesso poi anche qui vediamo di decorare con, in qualche modo. Io non ho ancora preparato nessuna tag, però a questo punto mi taglio velocemente due tag e poi vediamo insieme come finire di decorare il tutto. Dunque, a questo punto ho preparato delle tag piccoline, ve le faccio vedere, proprio semplici semplici, dove ho inserito del nastro un verdino che mi si intonava un po' con i colori, mentre all'interno, allora vi faccio, ho utilizzato delle cose che avevo già fatto, perché non so voi, ma io generalmente non sto tanto ferma, quindi ogni tanto preparo degli abbellimenti, delle cose che dico poi utilizzerò, e quindi tra le cose che avevo ho trovato delle cose che secondo me ci stavano bene. Adesso ve le faccio vedere. Allora, va bene, qua altre due tag come quelle che vi ho fatto vedere prima, semplicissime. Invece da inserire qui, vedete nel taschino che ho fatto col pizzo, visto che c'era la farfalla, avevo questo che avevo già fatto. Questa è un'etichetta vuota di quelle che ci sono sempre sul mio canale. Avevo fatto questo bigliettino fatto così. E anche qui, ecco, vedete, questi sono fiori sempre che ho ritagliato da pagine sul mio canale, perché su
download digitali del mio canale, perché chiaramente li sto usando per fare diversi lavori. Questa è una fustella, un fiocchetto a fustella, e avevo fatto questi bigliettini e trovo che qui non stiano male, quindi li ho inseriti nelle tasche, vedete, delle mie buste. Guardate questo, anche questo no, questo fiore non l'ho fatto al momento, però questo è un altro dei miei fiori, dei fiori che ho ricavato dal mio download. E qui questa un pochino più, un po' più vintage, anche un bigliettino che avevo fatto, e quindi ho utilizzato questi da inserire perché mi sembra che ci stiano bene, e quindi ho messo questi. Mentre voglio fare insieme a voi, concludere il retro e il frontale. Allora, per quanto riguarda il retro, ho sempre, a proposito di non sprecare nulla, ho ritagliato il papavero che, ricordate, avevo lasciato, non li ho tagliati tutti e tre, ecco, è questo qui con la parte relativa sempre a quella pagina. E le userò per decorare il retro, quindi allora sporco velocemente di nero, che non l'ho fatto, così l'ho solo ritagliato per non perdere tempo, e quindi pensavo di, tra l'altro, utilizzare anche questo, magari, che era un pezzettino del pizzo che mi è avanzato, quindi farei una cosa così. Sì, allora vediamo. Dovrebbe venire carina. Vedete che poi alla fine con il materiale, senza buttare via nulla, no? Voi tagliate, e poi secondo me possono sempre venire fuori delle cose carine. Quindi incolliamo questo qui, poi questo qui, metterei così e vado ad incollare questo così. Sì. Allora utilizzo l'altra colla perché questa sulla stoffa è migliore, magari ne metto un po' così, facciamo così, va, che magari viene più, tanto ne basta poca che la colla. Poi dopo andrò a riprendere magari i particolari, una volta che si è asciugato un po' il tutto, vado a riprendere i bordi e finisco di incollarlo bene, però l'idea è questa. Ah, ecco, non vi ho fatto vedere anche questa, che è un'altra cartella che avevo fatto, con dei sempre rimasugli di carta, perché per non buttare via nulla, eccola qui. Quindi questo è il retro. Invece sul frontale, ok, vediamo se non si incolla di sotto. Ecco, sul frontale, dunque, volevo incollare questo fiore di carta che avevo fatto, però in realtà no, in realtà no, perché non mi piace l'idea di fare una cosa troppo spessa, quindi no, potremmo mettere semplicemente il fiocchetto e vediamo un po' se riusciamo. Sì, utilizzo ancora di nuovo un riferimento ai ghirigori che ci sono sui fogliettini, quindi passiamo il distress qui. Così facciamo una cosa più semplice, però mi piace di più l'idea che rimanga un pochino più sul piatto. Sì, preferisco così, perché fare tutte queste cose così magari in rilievo, è vero, sì, sono carine, però poi questi sono dei giornalini, delle cosine così, poi non si possono schiacciare perché si rovinano, insomma, bisogna anche magari pensare a qualcosina di un pochino più funzionale. E qua vado a mettere il mio fiocchettino, che questo, anche se si schiaccia, non patisce. Utilizziamo sempre la mia colla, questa che va bene, incolla tutto, mettiamola qui, tengo un po' premuto perché devo dargli il tempo di incollarsi un minimo. E direi che, anche se è più semplice, chiudo la colla perché sennò si secca. Anche se è un po' più semplice, mi piace di più. Ah, ecco, avevo ancora fatto una cosa, vedete, mi ero già dimenticata. Avevo ritagliato le farfalline che sono avanzate dal, solo che adesso se apro, devo aspettare un attimino. Ecco,
Avevo ritagliato delle farfalline di quelle che sono avanzate, vi faccio vedere dalla carta che ho utilizzato per fare questo particolare. Quindi, per non sprecarle, pensavo di inserirle. Sì, allora facciamo così. Mentre qui finisce un pochino di asciugare, giusto perché così tiene, vado a passare il mio distress sulle farfalle perché non l'ho fatto. Quindi facciamo così un attimo. E no, perché mi spiace, visto che ce le ho lì, le ho ritagliate. Ho detto, boh, da qualche parte le mettiamo. Così vediamo un po' come stanno, ma staranno bene. Così. Ok, e adesso andiamo ad incollare. Allora, speriamo che qui sì, ma teoricamente già inizia a tenere, per cui non dovrebbe più staccarsi. Andrei a metterne, ecco, per esempio, una qui che mi piace molto, metterei questa più grande. Allora, facciamo così. Anche se tanto poi con la chiusura si schiacciano un po', ma non importa. Io metto sempre nelle farfalle la colla solo al centro, così la parte laterale comunque può rimanere sollevata. Quindi mettiamo una qui, poi una la metterei qui se non dà fastidio nella chiusura, perché sennò poi è un po' a rischio. È un po' a rischio. Questa qui è più sottile, potrebbe anche essere, perché non voglio che si rovini. Sì, questa qua si può fare. Allora, facciamo così. Mettiamo questa. La mettiamo ben ben centrata in modo che non dia fastidio, facciamo subito la prova. Ok, perfetto. Quindi questa qui, ok. E poi ne mettiamo un'altra, la mettiamo tipo, beh, potrei anche metterne una qua, anzi, di sicuro ne metto una qui. Così. Ok. E l'altra, mettiamola, ma sì, mettiamola qui, mi piace. Così. Ecco. Forse non avete visto bene quando l'ho incollata perché ero un po' spostato, però vi faccio vedere. Direi che, quindi ho messo una farfalla qua sotto e una qua sopra e due qua, così mi sembra carino, così non sono andate sprecate anche le farfalline che ho ritagliato. Quindi chiudiamo, chiudiamo, il mio fiocchetto si è praticamente incollato. Vi faccio rivedere da vicino il frontale, così ve lo faccio vedere tutto un po' più da vicino, così vedete il risultato finito. Ricordatevi qui la doppia tasca, tutte le buste che fanno anche da tasca e il retro che è venuto così. Questo si sta incollando. Questo il mio supporto che ho inserito. E direi che è finito così. Fatemi sapere se questo lavoretto vi è piaciuto. Avete visto che è molto semplice. E poi con una sola busta di pane. Busta di pane oppure, non so, una busta che avete fatta più o meno come quella che vi ho fatto vedere io, potete realizzare questa cartelletta con una marea di scompartimenti per poter inserire tante cose, che direi che, insomma, viene una cosina semplice ma carina. Se avete dubbi o domande scrivetemi e cercherò di rispondervi più in fretta possibile. E se avete piacere e non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi così mi aiuterete a farlo crescere. Anche il lavoro di oggi è terminato, spero che sia stato di vostro gradimento. E detto questo, non mi resta che augurare come al solito buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!